Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 15esimo episodio della nostra serie di Minecraft. Ho distrutto niente? No, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Scorso video è successo il delirio più totale, però io poi off camera ho cercato di recuperare tutti quanti i materiali che avevamo l'altra volta, anche se diciamo abbiamo perso tutto, signori. Abbiamo perso il pircone, il diamante, abbiamo perso il libro, abbiamo perso... sì... questa è una cosa più importante. In tutto questo, per recuperare tutta quanta la nostra situazione, noi non abbiamo più ferro, non abbiamo più carbone e non abbiamo più oro, praticamente, perché ho dovuto farmi un'altra armatura. Quindi siamo messi in maluccio, signori, siamo messi in maluccio. Questo è ossidiano, non abbiamo carbone. A questo punto penso che dovremo passare direttamente all'armatura in diamante e non pensarci più. Detto questo, signori, oggi prendiamoci un attimino di relax. Cosa abbiamo capito dall'esperienza dello scorso video? Abbiamo capito che senza un'armatura, senza una fonte giusta di cibo, noi non abbiamo dove andare, signori. Purtroppo è brutto da dire, ma senza una fonte giusta di cibo noi non abbiamo dove andare. E quindi prossimi video, prima di ripartire per un'avventura del Nether, dovremo un attimino capire cosa fare, cosa è meglio fare, signori, perché così all'avventura non ci possiamo più andare, decisamente no. Allora, oggi relax, signori, ci andremo a sistemare il nostro portale del Nether. Quindi, prima cosa, mettiamo l'alluminite qui, che mi sembra già un bel passo avanti, così questa zona è bella illuminata di notte. Speriamo che riesca ad arrivare la notte, così riusciremo a vedere il nostro bellissimo portale che prende vita. Ok, e questa è fatta. Dopodiché, signori, andiamo a distruggere questa parte di qui, di legno, che poi un giorno andremo a rifare, e la facciamo, sì, da qua, e andiamo a fare tutto quanto con questo di qua, lo trasformiamo in assi di legno cremnisi, lì come cazzo la te chiami, lo sai solo tu, ma fai quello che vuoi. Facciamo un bel po' di questi, non ne facciamo tantissimi perché forse aspetta, un altro mi serve. Sì, perfetto, questi li rimettiamo al loro posto, ok. E andiamo a distruggere tutto questo di qua e facciamo il contorno con questi assi di legno. Così facciamo la gradazione diversa, signori. Facciamo una gradazione diversa. Ci sta? Sì che ci sta, così dà questo senso di zona alternativa, ecco, di zona alternativa. Oggi, signori, ho bisogno di un video rilassoso, perché già non volevo riaprire Minecraft, già lo volevo tirare come un boomerang, via, lontano, lontanissimo da me, cancellarlo, disinstallarlo e farlo sparire. Perché ogni volta moriamo così in maniera stupida, mi dà un fastidio che voi neanche avete l'idea. Abbiamo perso tutto per due scheletri stupidi che ci rompevano le scatole. Però è successo, signori, è successo, e ne dobbiamo fare tesoro e esperienze. Però che ogni volta che inizio una nuova serie io faccio sempre ste cacate terribili e finisce poi che non impariamo mai, signori, dai nostri errori noi non impariamo mai. Purtroppo è così. Ok, vi piace? Sì, secondo me lo farei tutto viola, invece di questo, sì, mi fa cagare questa cosa così, signori. Butta giù tutto questo, butta giù tutto quello che mi fa cagare terribilmente, butta giù, lo facciamo tutto così. Sì, mi piace di più, signori, mi piace decisamente di più. Signore, se mi basterà tutto il legno praticamente, però va bene, noi non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo, altri 42, questa poi lo modifichiamo, facciamo, sì, altra idea, ok, poi li recupereremo tutti quelli lì sotto, non vi preoccupate. Poi devo mettere anche delle scalette laterali, signori, perché è troppo rottura di scatole, dovere ogni volta dover tornare sulla terraferma per salire a casa nostra, e quindi dovremo anche, quando vado a recuperare queste cose, devo mettere delle scalette laterali in modo tale da poter in un momento qualsiasi sapere che posso risalire a casa. Ok, non male, mi piace. Questo però lo lascerei marrone scuro. Sì, lo lascerei marrone scuro perché così, perfetto.
La metà della nostra cosa è qui, quindi questo me lo devi levare e me lo metti viola. Ok, stessa cosa, idem con patate qui. Ok, e me lo metti viola perché è il centro del nostro. Ok, da quale partiranno altre piattaforme, signori, per le nostre nuove costruzioni. Potremmo però fare uno viola e uno viola, così proprio c'è il passaggio. Sì, mi piace. Alterniamo così il disegno, così c'è il passaggio proprio col nether. Mi piace. Ok, e poi andiamo a fare tutto quanto il nostro bordo, signori. Il bordo lo andiamo a fare pure. Decisamente sì, decisamente sì. Andiamo a costruire altri assi di legno crimnisi, o come cazzarola ti chiami. Facciamo, vediamo se lui ha problemi. No, non penso che lui abbia problemi. Ok, bravissimo. Possiamo fare 8. E tu 8 me ne devi fare di qua e 8 me ne fai pure di qua. Ed è il massimo che intanto possiamo riuscire a fare. Me ne fatti 24. Non mi basteranno mai nella vita, ma ora andiamo a recuperare l'altro bambù. Ok. Facciamo il contorno, signori. Deciso, rapido e indolore. Ok, bello, pulito, pulito. Vediamo poi quanti me ne mancano giusti. Mancano proprio molti pochi, molto pochi, molti pochi me ne mancano. Recuperiamo il volo. Vedete, il bambuccio doveva avere qua dentro. Oggi video veloce, signori. Oggi proprio c'avevo proprio il magone ad aprire Minecraft. Il magone proprio c'avevo, signori. Che cazzo ho fatto una sola striscia? Che ce lo fai io con una sola striscia? Fai così, non so quanti me ne servono di preciso. Dove sta il legno? Ah, non ne ho più legno. Ok, bene, bene, meno male che ne abbiamo preso un bel po' in più. 12, 12, 12, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne restano 4. No, sono assai poi. Sono assai poi. Fai una, due e una, due. Ne restava voglia 6, dovrebbero, forse anche 3 me ne bastavano. Forse anche 3 me ne bastavano. Sta calando la notte, bello. Così vediamo il nostro bellissimo portale di sera. Che ci sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisi, precisi, signori. Precisi, precisi. Andiamo a fare le piattaforme da quel lato. Che le facciamo con al solito la quercia. Sì, ma da partire da sotto, se no questa cosa sembra che sta a volà e non va bene. E torcine non ne possiamo fare perché non abbiamo più carbone. Però vediamo se riusciamo a fare quelle blu. Come si fanno le torce blu? Sai, non mi ricordo. Le torce blu si fanno con la terra delle anime, il bastone e la carbonella. Però ne possiamo fare una cosa. Possiamo fare una cosa, se io metto questi qua, no, tu vuoi il legno sano, quindi se io metto questi qua, che cosa? L'asse di bambù? L'asse di bambù a sfregio, vediamo se funziona. Sto sperimentando, signori, se io mi creo gli assi questi, ok. E poi vado qui e metto questi qui e questi qui. Tu mi fai la carbonella, ma neanche per il cavolo. No, perché giustamente non è il legno giusto. Quindi mi devi dare del legno giusto, che questo è un peccato, ma dammene almeno 4. Mi vai qui, mi metti questi 4 qua sopra e questo qua sotto. Ora cuoci? Sì, sta cuocendo, sta cuocendo. Mentre lui cuoce, noi vediamo l'effetto del nostro bellissimo portale. Là ci sono mostri come se non ci fosse un domani. Mi piace, i delfini che delfinano sempre, ci sta, signore, il portale di dietro ci sta. Questo lo recuperiamo e lo leviamo da mezzo alle scatole. Voglio solamente mettere delle torcine blu a giro, così cambiamo il mood e la cosa va bene così. Io però forse le sabbie delle anime l'ho lasciata là sotto. Sì, quindi dormiamo, dormiamo. Io giustamente sto registrando in seguito, quindi le schermate qua sotto capite benissimo che è tutto il delirio che è successo nello scorso video. Damose, damose, fammi recuperare le sabbie delle anime. Ai 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 ai.
E il prossimo episodio non so che dirvi, signori. O andiamo, sabbia delle anime, o andiamo nuovamente in qualche caverna e andiamo a cercare carbone e qualche altra cosa, signori, perché? O ci diamo male con qualche animale e iniziamo a creare la nostra fattoria. 4 di carbonella, ok. Me le crei ora le torce blu? 4. 8 ci basta, anche perché le torce blu non è che fanno tutta sta luce, quindi va bene così, va bene così. Ne mettiamo giuste giuste, una qua, una qua, una qua e una qua, una qua e una qua, e alle altre due le mettiamo così. Abbiamo cambiato il mood, invece di metterle agli angoli le abbiamo messe di lato. Ok, ora il legno io l'avevo preso, no, dobbiamo semplicemente mettere i pilastri là sotto e il gioco è fatto, signori. I pilastri li dobbiamo mettere là sotto, terra ne abbiamo pochissima, vabbè, intanto mettiamo. Mi dai delle scalette? Io avevo delle scalette in più una volta, può essere, che però non stanno qui. E vabbè, le andiamo a fare velocissimamente, non con questo ovviamente, ma con questo. Fai così, fai così, fai così, fai così. Questo lo levi, grazie. Questo li metti assieme, quanti ne vengono? 9, va bene, mi bastano. Per un punto di recupero 9 mi sembrano più che decenti. Punto di recupero che potremmo fare vicino al nostro. Allora, intanto piazziamo questi, facciamo uno. Piccolo problema tecnico-tattico, mannaggia te chi non tradisce pure, non me l'ero dimenticata sta cosa. 1, 2 e 3. Così signori, evitiamo che questo coso sembra volare. Una volta che dobbiamo sistemare la nostra base, la sistemiamo bene. È giusto? Se no facciamo le cose a metà e non ha per niente senso. 1, 2 e 3. Ok. Poi con calma andiamo a mettere pure tutto quanto l'ambaradan di terra, ma la terra va recuperata e non c'ho voglia di recuperare la terra, signori. Già è sai che sto a giocare con Minecraft. E ribadisco che non gli ho fatto fare un volo che se lo meritava tutto. E levati tu. Ok, tutto questo potremmo anche costruire una farm di kelp. Una farm di kelp. Ci sono tante idee, signori, ma per ora siamo un attimino indietro con i progetti 1 e 2. Mettigliene pure due di qua. Anzi, di qua mettigliene uno solo che il kelp mi rompe le scatole. L'altro glielo metti di qua. Noi stiamo a morire male. No, siamo messi proprio male col cottutto, signori. 1 e 2 me li metti di qua che a vista. Scendi giù, 1 e 2. Perfetto, signori. Adesso facciamo una zona di recupero, la facciamo qua dietro. Così non si vede 1, 2 e 3. Perfetto. Così saliamo velocemente a casa. E siamo caduti di nuovo. Ma fancucchio. Sali velocemente a casa. Sali. Sali velocemente a casa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Signori, la zona del Nether è completata. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ora dovremmo un attimino pensare al cibo e a tante altre cose. Potremmo farla lì una piattaforma con gli animali o ad espanderci in quella direzione. Non lo so. Dovremmo fare anche una piattaforma per gli alberi. Piano piano, signori, tanti progetti che porteremo avanti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!